Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. 17.08 Radio DJ. Siamo pronti a cominciare una puntata che ci vedrà molto implicati. Tantissimo. Sarà molto da commuoversi. E anche un po' da... Preparate un fogliettino, una pennina, Bisogna scrivere. Sì. Cosa scrivere oggi? Poco, ma quel che scrivete deve essere proprio molto molto preciso, sentito, sì. Molto sentito. Sì. Vale, devi fare degli auguri. Sì, vero? Devo fare tantissimi auguri a Manuel, detto Ciccio, che oggi compie 40 anni, da parte nostra, naturalmente, da parte della tua innamorata. Basta con questo trasferimento, no, perché l'hai fatto vicino e da fastidio. Non l'ho fatto vicino. L'ho fatto lo, guarda, adesso te lo l'hai rompo. Fatto vicino. No, non romperlo. Non romperlo. Non mi interessa. No, non lo devi usare, perché è una cosa che è fastidiosa. Dà fastidio anche agli animali. Mi hai rovinato gli auguri a Ciccio, che è una settimana che me li preparo. Ma scusami, Ciccio, erano degli auguri musicati. Fatti dritti nel microfono, ma manco facessi un altro mestiere. Perde un po' di senso così. 40 anni, la pubertà! Auguri, Ciccio! Adesso fai. In auto, dentro un treno, oppure sopra un tram. Cuffiette nelle orecchie, si ritorna alla maison. Cosa mangiamo a cena? Restiamo a bere al bar. La sera è cominciata. Buonasera Valentina. Buonasera. Buonasera Choc e buonasera Mary J. Bentrovati per questa puntata di Pinocchio. Il primo dicembre abbiamo aperto la prima casella del calendario dell'avvento. Sì. Abbiamo aperte tre, ma perché nel weekend non ci siamo. Sì. Siamo portati avanti. Non è che le apriamo dopo. No. Regola. Sono le prime. L'avvento comincia lunedì. Ma... Infatti. È arrivato anche il momento di scrivere la letterina Babbo Natale. Sì. Allora, da una parte ci sono i genitori che hanno ricevuto, che hanno dato istruzione ai bambini e alle bambine su come organizzare la letterina di Natale per Babbo Natale. Sì. Alcuni dei doni per Babbo Natale sarà molto difficile trovarli perché sono molto richiesti. Certo. Lo dico per i pasterini e le pasterine all'ascolto. Sì, ce la metterà tutta, se non dovessero arrivare. Alcuni sono molto molto chiesti e quindi magari fanno fatica, fa fatica a trovarli. Dico Babbo Natale e i suoi aiutanti. Sì. Certo. Anche Gesù Bambino. Sì, sì, dipende, sì. Certo. Però noi dovessimo fare la letterina, una cosa si può chiedere, una. Perché l'esercizio di oggi è proprio questo: chiedere una cosa che non sia quelle cose alla Miss Italia per sembrare più buoni rispetto agli occhi ma di anche altri. Se le dice, anch'io vorrei non aver più l'ansia o dormire la notte, però certo. Non si può chiedere questo. No. Sì. Si chiede un regalino, si può chiedere un regalino. Sì. Sì. Okay. Però non scegliete voi quale. Non è così facile, perché siamo così sbilanciati in questa cosa che puoi dire: ma cosa che ti piacerebbe, no? Una roba, quella roba lì. Un esercizio che non è scontato. Io forse un regalino. Allora io ci abbiamo pensato due secondi, però mi è venuto in mente un paio di occhiali da vista. Non che ancora mi servano del tutto. Come no, ti servono. Un po' mi servono. E li vorrei belli come quelli di Emily Ratajkowski. E come sono? Tipo i tuoi. Grandi. Sì, grandi. E vorrei che mi stessero bene. Vabbè, però questa è una cosa. Non hai capito il gioco. Vorresti essere lei. Vorrei essere lei. Per poi girare 6 minuti con gli occhiali per No. Un paio di occhiali da vista. Ok. Questa è una bella. Allora, io vorrei, lo so che sembra una cosa che chiedo tutti gli anni, ma poi non è un cappotto grande, over, che se voglio mettere la giacca sotto, ci sta, incastrano le braccia. Sì. Un cappottone anni 80, quindi. Sì, non lungo fino ai piedi, sotto il ginocchio. Sotto il ginocchio. Tipo, grandone, un quadratone. Spalla tonda o spalla squadrata? Non lo so. Tonda, io voto tonda. Tonda. Ok. Colore? Spigato, non il loden, capito? Spigato, sì. Bello, mi piacerebbe quello. Ok, io ancora ci sto pensando. Ok. Faccio fatica perché ho il profumo, il mio profumo. Beh, però
Sì. Ho capito, ho capito che tu il cappotto altro. Però allora non vale, cioè, se uno già fa lo sforzo, gli altri lo bulliscono. No, non volevo dire quello, volevo dire il tuo profumo. Allora va bene quello. Sfoverina, scusa. No. La Vale però gli va bene, no, gli occhiali, che perché vuole no, che sembra figa. Perché dici profumo e basta, cioè magari non vuoi dire il marchio, però magari che profumo è? Un profumo fiorato, un profumo... No, è il mio, quello che mi metto io. Ok. Non ragazzi, so che dire, no, dai, ragazzi, cambio. Adesso cambio. Diamo la coordinata e partiamo, dai. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Oh, mi è venuto in mente cosa voglio veramente. Vai. Oh, dai. Allora, 17:15, stiamo facendo le letterine a Babbo Natale, possiamo chiedere tutti una cosa. Sì. La Vale ha chiesto degli occhiali da vista grandi. Sì. Diego un cappotto largo, perché ci stia sotto anche la giacca con l'abito, diciamo. Quelle no? cose lì. Mm. Io vorrei quel coso per pulire i divani lavandoli. Ok. Hai capito? Sì, certo. Anche tu ciocca? Due allora. Quello a vapore? Quello che sì, che col vapore, ma che. Cioè c'è quell'acqua lercia che torna che indietro. Hai capito? Sì. Lava, cioè proprio serve a lavare i divani, i tappeti, tutte le cose di tessuto. No, presente, perché a un certo punto Lele aveva quel sogno lì, ha sbagliato a comprarlo. Però, quindi è un sogno. Vedi? Il pancino di quell'aggeggio lì non si riempiva di acqua sporca. No, io voglio proprio quello che vedi l'acqua. Esatto. Sì, quello lì. Mm. Vorrei quello. Anche Mary, quindi siete in tre. Siamo tre. Bello. Va bene. È diffuso. Allora, ragazzi, oggi vi parliamo di un'iniziativa che c'è da qualche anno e che da subito ci è piaciuta e si chiama I Nipoti di Babbo Natale. Allora, come funziona? Una rete sempre più numerosa di RSA delle diverse regioni d'Italia, ancora non tutte le regioni, ma tante, si organizzano per pubblicare sul sito Nipoti di Babbo Natale i desideri degli anziani e le anziane che vivono nell'RSA. Sì. Ok? Sì. Quindi i desideri di quello che vorrebbero ricevere per Natale con la piccola motivazione. Certo. Ognuno vuole una cosa diversa. Si va sul sito Nipoti di Babbo Natale, si apre in alto nella leggenda, trovate desideri. Lo aprite, potete da una parte, se volete, filtrare e andare nella vostra regione o nella vostra città, ma in realtà la cosa bella è che vi appaiono migliaia di desideri che potete tranquillamente realizzare anche senza andare di persona. È chiaro che se siete nella possibilità, tantissimi sono già andati a consegnare il regalo di persone ed è stata un'esperienza. Diciamo che questo è un momento un po' delicato, per cui le RSA, che sono luoghi sensibili e fragili dal punto di vista delle influenze, virus, eccetera, semplicemente vi accollate la promessa del regalo che poi potete anche tranquillamente spedire, far consegnare direttamente. Sì, ok? Sì, sì. Allora, quello che a noi piace tantissimo è l'idea che il pubblico di Pinocchio sembra nato apposta per questa iniziativa. Eh sì. Perché è proprio il pubblico di Pinocchio che io mi immagino entusiasmarsi per questa cosa. Perché non è che fai un regalo per qualcuno, che per carità va benissimo, ci sono le associazioni che si occupano di distribuire poi a chi ha bisogno. Qua è proprio il nome, il desiderio scritto dalla persona. Sì, sì, cioè, il regalo alla persona. È specifico. E sono persone che si capisce che dal desiderio che esprimono non hanno magari la famiglia e che anche nelle pretese sono assolutamente, secondo me, più lucidi di noi. Sì. No? Sì. Che abbiamo fatto anche un po' fatica all'inizio a immaginare che cosa avremmo voluto. Quindi è chiaro come funziona, andate sul sito, trovate il link su Pinocchio DJ, è molto semplice, è anche un'iniziativa molto famosa, hanno realizzato l'anno scorso più di 8.000 desideri. 8.145 per 391 case di riposo. Tra l'altro, ci sono case di riposo che non aderiscono a queste iniziative e vogliono aderire, basta iscrivere la propria RSA nella lista. Sì. Ok? Allora, vi faccio degli esempi. Franco, 73 anni, dice: sono Franco, vivo solo e ho avuto una vita molto dura. Tutta la settimana frequento il centro diurno, ma la domenica per me è un giorno triste, in cui vengo sopraffatto dalla solitudine. Vorrei tanto trascorrere una domenica con qualcuno che abiti vicino a Grumello del Monte e che abbia voglia di portarmi fuori a pranzo. Mamma. Oppure, oh, che bello. Mario, 80 anni,
Sono Mario e per questo Natale avrei una grande voglia di mangiarmi un pasticcino. Ho saputo che alcune pasticcerie propongono i classici pasticcini in versione gigante e siccome posso mangiarne solo uno all'anno, se no la mia dottoressa si arrabbia, per questa festa ne vorrei mangiare uno gigante con la crema pasticcera e frutta. La mia dottoressa è d'accordo e approva questo regalo. Stupendo. Amore. Andiamo poi per esempio dalla Maria Iole, 76 anni. Cari nipoti, vivo in una struttura da molti anni, dato che sono rimasta sola. Ora la mia famiglia è qui e non vorrei essere da nessun'altra parte. Mi piace vestirmi bene e spesso mi cambio di giorno. Mi piacciono i colori vivaci, le fantasie floreali e mi piace la moda giovane. Per fortuna sono molto magra e praticamente mi sta bene tutto. Vorrei tanto un bel paio di scarpe da ginnastica per abbinarle con tanti colori. Giusto. No. E chiudo con questo di Antonio, ma ve ne leggeremo ancora tanti perché... è proprio bello immaginarsi dietro a un oggetto quanto si possa fantasticare e quanto anche una piccola cosa possa rappresentare qualcosa di enorme. Antonio, 74 anni. Caro nipote, sono Antonio e vivo in un RSA. Passo le mie giornate con i miei compagni e mi piace realizzare quadri per poi regalarli alle persone a cui voglio bene. Non ho figli e mi piace l'idea di lasciare qualcosa del mio nel mondo. Per questo motivo per Natale mi piacerebbe regalare un set, ricevere un set di colori. Grazie di cuore e buon Natale. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:33, lo sapevamo che per tanti non è una novità, no, ma per quelli infatti che lo scoprono stasera sono impazziti, sono gli ascoltatori e le ascoltatrici del nostro programma che di fronte a questa iniziativa meravigliosa che si chiama Nipoti di Babbo Natale, sì, abbiamo letto alcuni dei desideri di persone che vivono nell'RSA e che magari appunto non hanno famiglia o esprimono un desiderio per Natale con la loro motivazione e o da casa comodamente, nel senso che una volta che si sceglie cosa regalare a chi sulla base delle motivazioni, ognuno per il suo, sì, motivo lo può acquistare e spedire, o altrimenti se è nella propria zona può andarlo consegnarlo di persona. Siccome abbiamo letto il desiderio di una persona che avrebbe voluto essere portato a farsi un giro in zona Grumello per un pranzo, per una domenica, per la domenica, sì, perché è la domenica che lui si sente particolarmente sola, ci ha scritto da Grumello dicendo come si fa, si va sul sito, è proprio semplice, tutto quello di cui parliamo da adesso per un po', andando sul sito i nipoti di Babbo Natale trovate tutte le informazioni, incluse tante RSA che ancora non fanno parte di questo progetto, che si possono iscrivere, esatto, e erano interessatissime. Nello specifico quella di Grumello, vai, trova i desideri divisi per regione, per città. Esatto, quindi... per cui è molto semplice. Ora conosciamo una delle persone che ha espresso il proprio desiderio, che è di un RSA di Bergamo, ed è la signora Ella al telefono. Pronto? Ehi, ciao Pinocchio! Ciao, buonasera! Ciao Ella, che piacere! Piacere mio! Allora, la Ella che abbiamo visto in un video raccontare in maniera molto chiara tutta la... il funzionamento di questo grande progetto, ma che noi abbiamo già spiegato, Ella, perché ci tenevamo con te a fare delle chiacchiere proprio, diciamo. Certo. Per cui io so che tu già l'anno scorso hai espresso un desiderio che si è avverato. Sì. E so che sei una grande tifosa di calcio. Ma di tutto il calcio? No. Non scherziamo. Allora, Ella è molto tifosa. Tifosa della Dea. Della Dea, dell'Atalanta. Ok. Oh. Lei è tifosa dell'Atalanta, sfegatata. Sì, molto. E ha un desiderio importante. Quest'anno è molto importante. Allora, Ella, ascoltami. Tu esprimi meglio che puoi, nel dettaglio, il tuo desiderio, perché questo è un microfono importante, ok? Noi, ti dico, ma noi proprio, io, Diego e la Vale, perché ci faceva piacere a noi, abbiamo contattato la squadra ed è in arrivo un regalo da parte nostra, ma questa è una cosa a parte, ok? Io vorrei che tu, Ella, esprimessi con chiarezza il tuo desiderio, ok? Perché qualcuno ci sta ascoltando. Senti a me. Con molta chiarezza e con molto desiderio. Brava. Ho detto che quest'anno ho bisogno non di un nipote, di un nipotone autorevole e molto convincente. Mm.
perché io purtroppo non vedo quasi niente. Mm. E quindi guardo le partite, le guardo per modo di dire, sì, no? Sì. Vedo qualche colore che si muove, cerco di intuire cosa succede, ascolto molto bene il telecronista. Brava. Però ho una voglia pazza, ma pazza, di stringere la mano ai miei personaggi, a questi ragazzi a cui io voglio un bene dell'anima, anche se si cambiano continuamente, magari tutti gli anni. Ma prima di tutto vorrei stringere la mano al mio grande, burbero, carino, quanti aggettivi devo dire per convincere? Quanti ne vuoi, Ella? Quanti mister ne vuoi? Mister Gasperini. Lei... Ah, il mister! Brava, lei Ella. Che è una giustona, punta al mister. Allora, sì, quindi sì. L'ideale per te sarebbe, per esempio, andare dove si allenano, poter stringere la mano e fare i complimenti. Questo è il tuo desiderio, Ella, no, giusto? No, no, il mio desiderio è un altro, che venga lui qui da me. Ah, ok. Questo è tutto, perché... così non accontenterebbe solo me. Perché tu sei anche portavoce del desiderio di tanti e tante. Direi che un'occasione così capita una volta nella vita, insomma. Perché nella vostra RSA ci sono tanti tifosi e tante tifose. E come no? Io guardo, quando la partita è durante l'orario della cena o del pranzo, io parto col mio tablet, io ho l'abbonamento a DAZN e vado in mensa e zitto, tutti stanno zitti perché io accendo il mio tablet e c'è la partita e se segna l'Atalanta è un casino della Madonna. No vabbè, ma è stupendo, ma poi che tu che non vedi bene che ti abbia l'abbonamento, perché cioè comunque vuoi seguire, sei una vera tifosa. Certo. Ma scusa Ella, ma tu da quanto sei tifosa dell'Atalanta? Da sempre? Da una vita. Andavi a vedere le partite allo stadio? Adesso vi faccio una confidenza. Sì. Uno dei primi miei morosini è stato un giocatore dell'Atalanta. Ma tu... Vabbè, ma sei una giusta, ciao. Ragazzi, ma no, vabbè, no, ciao. Pinocchi miei una vita fa, eh? Vabbè, che c'entra? Ma è una cosa stupenda. No, vabbè, è una cosa meravigliosa. Andavi allo stadio poi? No. No, hai sempre tifato da casa. Sì, ti fatto da casa. Ok, stupendo. Senti, noi siamo pronti a smuovere tutto quello che si può smuovere. Ci ha fatto un piacere, Ella, perché al di là della realizzazione o meno, è bello il desiderio, ma io sono convinta che qualcosa portiamo a casa, eh? Sono convinta. Ma è bella questa cosa che le persone abbiano dei desideri e che non finisce lì e che in tanti, tantissimi e tantissime non vedo l'ora di realizzarli. Quindi questo progetto noi crediamo che sia molto carino e che stia funzionando molto bene e quindi ce lo appoggiamo con tutte le nostre forze. Grazie. Un bacione enorme, è stato proprio un grande piacere, Ella. Grazie a voi. Un bacio. Ciao, forza Atalanta. E speriamo che Gasperini sia all'ascolto. Dai, perché mister. Burbero, però al cuore d'oro. Io andrei proprio volando. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Siamo carichi a pallettone, 17:42. Pare che sia già difficile trovare dei desideri ancora da realizzare sul sito I Nipoti di Babbo Natale. Pinocchio si conferma un programma con un pubblico straordinario, di grande sensibilità, sì, di grandissima generosità. Sì. Tanto che stanno andando via un sacco di desideri. Stiamo parlando dei desideri degli anziani e le anziane delle RSA che hanno aderito fino qui, ma noi speriamo che al più presto possibile aderiscano anche altre, perché è una rete che ogni anno si ingrandisce. Sì. Gli ospiti delle RSA esprimono un desiderio per Natale, soprattutto diciamo vengono privilegiate le persone che non hanno più famiglia, certo, o che per qualche motivo sono rimaste da sole, esprimono il desiderio di un qualcosa che potete decidere se andare a portargli di persona nel momento in cui sono vicino a voi, sì, ma in un momento di grande fragilità forse la cosa migliore è che si può fare
è quella di farglielo pervenire. Sì, perché okay, nel momento in cui tu prenoti e dici questo regalo voglio farlo io, vieni contattato dalla RSA, per cui da quel momento in avanti si instaura un dialogo tra voi in modo tale che ci si possa organizzare. Esatto. Il caso di una consegna fisica. Quindi non è che siete abbandonati a voi stessi, no. Avrete l'indirizzo, il nome della persona, è una cosa organizzata veramente, il sito funziona molto bene, www.nipotidibabbonatale.it. Come sempre, se non ve lo potete segnare adesso, trovate tutto su Pinocchio DJ. Vi leggo alcuni dei desideri senza, dai, la geolocalizzazione. Dai, dai. La Dosolina, di 99 anni, dice: sono una signora gentile e tranquilla, di quasi 100 anni. Mi dicono che sono anche un po' pigra, ma la mia età non è pigrizia, ma diritto al riposo. Quest'anno a Natale mi piacerebbe proprio ricevere una crema viso. Amo prendermi cura di me e coccolarmi. Oh. E poi, brava, Mario, 84 anni. Non ho mai fatto un viaggio in treno. Ho trascorso la mia vita lavorando e godendomi poco delle varie gioie che la vita regala. L'unico viaggio che ho fatto è stato in macchina durante il viaggio di nozze, dove ho visitato Firenze e Venezia. Poi non ho più viaggiato, anche perché sono rimasto vedovo molto presto. Che bello sarebbe prendere di nuovo il treno. Andiamo con un altro, che è Ida, 96 anni. Una delle cose che ricordo con maggior dolore è di non poter essere andata avanti a studiare. Non sapete quante lacrime ho versato, ma purtroppo la mia famiglia non se lo poteva permettere. Ecco, allora ho pensato che un regalo che mi riempirebbe di gioia sarebbe sapere di aver contribuito affinché una persona povera possa ottenere una borsa di studio per continuare a coltivare i suoi sogni. Fate a mio nome una donazione per una borsa di studio che aiuti un povero a studiare. Mamma mia. Anna Maria, 100 anni. Per festeggiare i miei 101 anni nei prossimi giorni di dicembre e per farmi accompagnare durante le feste di Natale, mi farebbe un gran piacere indossare un vestito rosso rubino, morbido e fatto in mistolana. Farei sicuramente un figurone, certo, davanti ai miei amici. Giusto. Stupendo. Mi sono ambiziosa come è giusto che sia. Ultimo di questo giro. Grazie, 87 anni, mi chiamo Grazia e sono una suora laica. Ho speso tutta la mia vita nel nome del Signore e sono stata contenta della mia scelta. Sono una signora tranquilla e serena che sa godere delle piccole cose. Per Natale mi piacerebbe ricevere un pensiero dettato dal cuore e dalla bontà di chi vorrà essere il mio nipote di Babbo Natale. Diego, sei tu. Sì, suora, consideralo fatto. Sì. Il tuo nipote è qui. Sì. Una cosa fatta col cuore, mamma, capito? Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora ragazzi, 17.49, Radio DJ, grande successo di un'iniziativa che è un amore, si chiama www.nipotidibabbonatale.it, il sito che raccoglie i desideri di anziani e anziane, ospiti di RSA in tutta Italia. Sì. Veramente dalla Sicilia al nord. Sì. Alcune, sì, regioni non sono ancora coperte, ma qual è la questione? Sono le RSA che si devono iscrivere al progetto. Quindi se doveste avere conoscenza qualche RSA, magari verificate, invitatele a entrare in questa iniziativa. Basta andare sul sito e si può iscrivere la propria RSA. Evidentemente poi al progetto parteciperanno gli anziani e le anziane che non hanno modo di ricevere il regalo perché magari sono soli, non hanno famiglia, sì, o semplicemente hanno piacere di questa cosa di persone fuori che si occupano dei propri desideri. Per esempio, Diego, anche questo è per te. La Giannina, 93 anni. Cara, mi chiamo Giannina, sono nata a Parigi e poi per amore mi sono trasferita in Italia, dove ho vissuto la mia vita. Doveva essere bellissimo lui, eh. Però il francese, però il francese mi è rimasto nel cuore ed avrei piacere a conversare nella mia lingua madre con qualcuno che si renda disponibile a venire a trovarmi in struttura o tramite videochiamata. No, ma Janine, è fatta. J'arrive. È fatta. Cool. Che bello! Giordano, caro nipote di Babbo Natale, oltre ad essere simpatico, bello e spiritoso, mi piace il dettaglio nell'abbigliamento. Avevo richiesto una moglie, mi hanno detto che non si può. Per questo Natale mi piacerebbe avere una cravatta rossa con bretelle rosse per essere elegante. Non sai mai che essendo vestito bene, la moglie possa arrivare. Chissà. Bello. Armando, 83 anni, la mia grande passione è sempre stato l'antiquariato con il quale lavoravo. Ora mi piacerebbe poter tenere nella mia stanza un pezzettino di antiquariato, anche solo una penna,
che mi ricordi la mia antica passione e poter ammirare una cosa bella. Oh, mamma mia. Ragazzi, sono uno più bello dell'altro. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18.07 Radio DJ. Vabbè, ragazzi, un successo. No, ma... Allora, c'è questo sito che si chiama nipotidibabbonatale.it. Cosa fanno loro? Da qualche anno raccolgono i desideri degli ospiti dell'RSA, quindi persone che magari non hanno famiglia o che non hanno parenti e che esprimono un desiderio per il Natale. Li radunano tutti su questo sito, che è funzionantissimo. Il fatto è che da quando ne abbiamo cominciato a parlare è difficile riuscire a trovarne, perché li state realizzando tutti, sono desideri di varissima natura. Sì. Anche di budget diversi, si può scegliere anche quello. Però assolutamente. Fidatevi, stanno andando a ruba, ma ce ne sono ancora tanti da realizzare. Infatti, io ve ne leggo ancora qualcuno perché sono molto carini e descrivono uno stato sentimentale veramente bello e che forse ha un po' quel sapore che il Natale dovrebbe avere, ok? Sì. Allora, Rosa, 85 anni, vi ripeto, andate sul sito, andate nella sezione desideri, trovate tutti i desideri divisi per regioni, come vi pare. Potete il regalo spedirlo o occuparvi di realizzare personalmente il desiderio incontrando la persona, perché esatto. Alcuni desideri prevedono della compagnia, sì, per esempio. Alcuni sono proprio experience. Allora, per esempio, la Rosa, 85 anni, dice: mi chiamo Rosa, mi piace il rosa, ho tutto rosa, ma proprio tutto. Non ho nessuno che si prenda cura di me. Come desiderio vorrei ricevere una borsetta rosa. Vi ho già detto che mi piace il rosa. Non ci vedo molto bene, ma questo colore lo riconosco e come. Oh, che bello! Sergio, 89 anni. Da giovane mi piaceva nuotare e a volte scavalcavamo un muretto per entrare senza pagare. Oggi, in una piscina al coperto, mi piacerebbe ancora provare a nuotare o vedere persone che nuotano. Dai... Letizia, 100 anni. Sono una signora di 100 anni ancora in gamba. Tengo tutti i giorni un diario dei miei pensieri. Scrivere mi aiuta a stare attiva. Mi servirebbe un bel diario nuovo, in modo da proseguire nella mia scrittura. Posso far concorrenza ai più grandi scrittori che siano mai esistiti. Letizia, io credo in te. Bravo. Poi c'è la Giovanna, 82 anni. Mi piacerebbe che qualcuno mi leggesse un bel romanzo, Diego. Ma vengo io. Quando vedevo bene, passavo interi pomeriggi a leggere i libri e mi immedesimavo nei personaggi e vivevo le loro emozioni. Mi manca molto questa sensazione. Giuliana, 95 anni. Sono nata a Firenze e questo mi ha viziata. Ho bisogno di bellezza. Quando giravo per le strade della mia città, la bellezza e l'arte mi venivano incontro dappertutto. Tutto questo mi manca molto. Il mio desiderio più grande è quello di poter vedere ancora una volta il Duomo di Milano oppure una bella mostra d'arte. Allora, io sto scorrendo il sito di nipotidibabbonatale.it. Sono arrivata alla pagina 23 e fino a qui i desideri sono tutti realizzati. Non ci credo. L'avevamo vista oggi pomeriggio, quindi vuol dire che le prime 23 pagine sono nostre, ragazzi. No, non ci credo. Roberto, 85 anni. Sono Roberto, ho avuto una vita avventurosa. Ho girato il mondo, ho giocato a baseball, ho realizzato i miei sogni, ho amato e sono stato amato. Cosa posso desiderare di più? Beh, se proprio posso esprimere un desiderio, sono un buon guestaio. E avrei voglia di mangiare un buon prosciutto crudo con una bottiglia di spumante per festeggiare in compagnia. Come si dice in America, thank you e Merry Christmas. Vuol dire grazie e Buon Natale. Brava Vale. Giuseppina, 86 anni. Nella mia vita non mi sono mai potuta permettere una vacanza. Facevo la sarta a casa e ho avuto due figli. Quindi non mi sono mai spostata dalla mia città natale, Offanengo. Ho rinunciato a tutto per avere la nostra casa e per crescere al meglio i miei adorati figli. Mi piacerebbe andare al mare, anche solo per un giorno. Oh. Fausto, 86 anni. Sono Fausto e ho vissuto e lavorato in campagna tutta la vita. Non ho mai ricevuto molti regali, ero sempre con la tuta da lavoro sporca. Ora che sono qua a riposare, mi piacerebbe concedermi un ospizio. Un bel maglioncino. Lascio a voi la scelta di tutto. Sarò il vostro modello. Siamo arrivati a pagina 35 scorrendo e fino a qui tutti realizzati, ma voi non demordete, no, le pagine sono tante. Sul sito di nipotidibabbonatale.it.
Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Non è che non mi aspetto che le persone siano meravigliose, perché ne ho la conferma tutti i giorni. Però ogni volta il pubblico di Pinocchio mi sorprende. Cioè, siamo riusciti a cresciare a tratti il sì. sito. Però se lo ricaricate con calma, cioè, da qua a Natale visibile. Ci sono tanti giorni e tante RSA si stanno iscrivendo al sito nipotidibabbonatale.it. Magari lo fate insieme ai vostri figli e alle vostre figlie, che è una cosa carina da fare, da pensare, immaginare, esatto. La persona, che cosa scegliere. Fa questo sito? Raccoglie i desideri di ospiti di RSA in giro per l'Italia, stanno aderendo un sacco di regioni, le RSA si possono iscrivere e all'interno fanno una cernita tra gli ospiti su quali sono i desideri per Natale. Si può decidere, se sono in zona, di andare a trovare direttamente chi ha espresso il desiderio e consegnare il regalo, oppure sì. farlo pervenire attraverso una consegna. È veramente ben spiegato una volta che andate sopra. In questo momento ci sono tutti gli ascoltatori di Pinocchio che stanno veramente sgomitando per realizzare desideri anche importanti. Diego mi diceva poco fa, un tablet è appena andato. Sì. Comunque, cose dalle più grandi alle più piccole. Di bellissimo c'è da leggersi le storie e le motivazioni per cui alcune persone, alcuni degli ospiti hanno espresso il proprio desiderio. Sì. La Bruna, per esempio, che ha 94 anni, vale? Sì. Dice, sono Bruna, qui tutti mi chiamano zia. Sono una nonna molto solare, amo chiacchierare, stare in compagnia e amo particolarmente le riviste gossip. Oh! Mi piace leggerle, guardare le immagini, vedere gli attori, quelli belli ovviamente. Certo, gli americani. Sarebbe bello avere una rivista nuova ogni settimana, così da poter allietare la mia vista. E in quel caso uno è un abbonamento. Ma certo. Capisci? La Giovanna, 66 anni, dice ci si può innamorare ad ogni età ed è quello che è successo a me e a F puntato, il mio vicino di stanza. Si può dire che il nostro legame sia nato grazie ad un vasetto di Nutella e quella volta che il vasetto era suo e me lo offrì. Ricevere un vaso grande di Nutella per Natale mi consentirebbe di sorprendere il mio amore e contraccambiare quel gesto per confermare e ravvivare il nostro legame. Mamma mia. La Filippa, 89 anni. Ecco, questo a me mi ammazza. Lavoravo in un bar vicino alla sala da ballo del mio paese. Guarda, Fra, prepara già la canzone perché non so se arriva okay. in fondo. Ce l'abbiamo qua comunque. Ok. Lavoravo in un bar vicino alla sala da ballo del mio paese. Spesso, una volta chiuso il bar alla sera, mi piaceva passare di lì, anche solo per ascoltare della buona musica e per vedere qualche persona in più. La passione per la musica mi è ancora rimasta. Vorrei ricevere una radio. Amore. Oh. Arriva la radio. Io ti regalo questa, tutta. Tutta. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi. Quando vuoi. 18:30 Radio DJ. Allora, in realtà noi abbiamo aperto questa puntata chiedendo anche a ascoltatori e ascoltatrici di provare a individuare una piccola cosa, una grande cosa che vorrebbero per Natale. Sì. Abbiamo chiesto anche un esercizio non facile, cioè non quelle cose. Non un concetto, non un oggetto. Concetto, cioè quello che vorremmo tutti, la pace nel mondo o anche cose più personali, ma tipo la serenità, la salute, queste cose. Provare a pulire sempre di più e individuare anche una piccola cosa che però vogliono fortemente. E ci ha colpito molto il messaggio di Chiara. Di Chiara, che manda un audio. Ciao Pinocchi, no, guarda, questo vocale è proprio rispurgente, perché il mio desiderio, letteria di Babbo Natale di quest'anno, sarebbe il Basco di Milly Carlucci. Genio! Perché sto diventando pazza, amici, a cercarlo e assolutamente non trovo di che marca sia. Ecco. Chiara? Ciao Pinocchi! Ciao! Anche tu stregata dal Basco sulle 23 di Milly Carlucci. Ma scusa, me lo puoi descrivere? Perché mi sfugge. Spiega, me lo puoi descrivere un attimo per piacere? Allora, la Mario ha mandato anche la foto. Praticamente è un basco nero che però si
ragione, lei ha anche color cammello. Ok. È vero. Tu come lo vorresti, nero? Andiamo selezionando, lo vorresti nero o cammello? Nero, assolutamente. Nero, okay. Ma cos'ha di diverso da un qualsiasi altro basco? È fighissimo, a parte che la miglia è più fresca, però okay. È proprio bello bello perché rimane, a parte la trama che non capisco bene, però ha questa trama... Sei in viva voce, scusami Chiara, perché ti sentiamo bene. In viva voce perché sto guidando. Porca miseria, ok. Quindi una bella trama. Perché è come se fosse un rigato un po' spesso. Esatto, Diego, esatto. Okay. Lo so. Allora, noi non sappiamo dirti di che marca è, no. Però possiamo fare questo. Settimana in regalo la Christmas DJ Box con la nuova collection del DJ Official Store. E al motto di questo cappello ti posso salutare, ti regaliamo i nuovi prodotti di Natale del DJ Official Store. Tra l'altro, grazie. Prego, giro la tua richiesta a Caroline Smith, che è un'amica di Pinocchio. Certo. E che magari gira la domanda a Milly. Esatto. Ma capite, ho scritto anche alla Selvaggia, no? Però niente, non mi ha risposto. È un po' come Lenny con la Vale. Che però esatto. Lenny a un certo punto mi rispose, esatto. Quindi dai, speriamo, quindi nel miracolo di Natale. Va bene. Chiara, un abbraccio grande. Un bacio. Ciao. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:36, siamo tutti e tre provati da questa puntata commovente e entusiasmante insieme. Quando queste due cose, la commozione e la felicità pazza, si incontrano per qualche strano motivo, è un cocktail fisicamente provante. No, sei stanco come un bambino o una bambina dopo una giornata intera al parco giochi. O al mare. Sì, la sera che sei proprio... No. Allora, perché? Perché abbiamo proposto, come negli ultimi anni abbiamo fatto alle porte del Natale, questo sito che è www.nipotidibabbonatale.it. Vi ricordo che trovate il link su Pinocchio DJ, quindi con calma. La verità è che il vostro entusiasmo ha superato le nostre aspettative e state realizzando tutti i desideri raccontati in questo sito. È un sito che raccoglie i desideri per Natale di ospiti di RSA in giro per l'Italia. Sì. Ogni anno si aggiungono regioni, ogni anno si aggiungono strutture, perché in realtà è un appello che facciamo anche alle RSA che fossero all'ascolto. Potete iscrivere la vostra struttura, raccogliere i desideri dei vostri ospiti, pubblicarli e la gente va sul sito, sceglie un desiderio e lo realizza. Sì. Laddove è possibile lo va a consegnare con le proprie mani, altrimenti lo spedisce. Ma io vedo anche dai messaggi che ci state mandando che è più un regalo che fate a voi che non quello che fate alle persone. Per ogni regalo trovate la motivazione e davvero questo è uno spirito natalizio da difendere, ma con le unghie, ma è veramente strepitoso. Sì. Il sito nelle ultime due ore è un attimino acciaccato perché siete andati. È provato. A bomba. Però ragazzi, non è che l'entusiasmo deve essere solo ora. Però ci è arrivato il messaggio di una delle organizzatrici di questa esperienza, è arrivato a Mary J e ce l'ha girato, lo sentiamo insieme. Io non ce la faccio a non piangere, siete una meraviglia, anche perché al di là del progetto, che comunque ok, è speciale, però la Pina sta trasmettendo proprio le emozioni che viviamo noi tutti i giorni accanto a queste persone. Cioè, sono felicissima perché riuscite a far capire che in queste case di riposo c'è tanta vita, c'è tanto amore, ci sono delle persone stupende, no? E quindi io veramente non posso che piangere. E noi siamo commossi con te. Vi diciamo che nel 2022 hanno aderito al progetto 391 case di riposo e sono stati esauditi i desideri di 8.145 anziani. Noi ne mettiamo uno in più, non è un desiderio di qualcuno nel senso che è stato espresso esplicitamente, ma mio marito Emiliano, che suona il piano come un angelo, si offre di andare a fare dei concerti per gli ospiti dell'RSA dove ci sia un pianoforte. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:42 Radio DJ, questo era Emiliano Pepe che si offre per andare a fare concerti di pianoforte presso RSA laddove ci sia
un pianoforte da suonare. Sì. Dai. È una puntata che ci sta veramente commuovendo tutti. E, è speciale sapere di avere un pubblico così sensibile. Sì. Tantissime RSA che ci ascoltano e che sì, non conoscevano di questa possibilità. Sì, perché esatto. Devo dire che la cosa speciale è, secondo me, perché tante persone dicono: ma certo, è che non è che non hai l'indole per farlo, perché poi la gente ce la stanno esaudendo. Se, un sacco per di esempio regali. La Luisa dice: ho appena regalato un profumo agrumato per la signora Ernesta. Vedi? Brava. È che la prima che ha pensato di scommettere sulla voglia di fare rete delle persone, sì, di sostenerci, anche se non le conosciamo. Sì. Ma insomma. E vi dico, io in questi ultimi mesi sto frequentando una RSA ed effettivamente quella vitalità, quella gioia. Io vi giuro che l'appuntamento in cui vado in RSA è un appuntamento che proprio mi concedo come momento speciale della settimana. Sì, e qualcuno poi dice, per esempio, ho perso i nonni e questa è un'opportunità che mi viene quasi incontro, perché sì, mi piaceva fare il regalo alla nonna o fare il regalo al nonno, e ora che non ce li ho più, l'idea di poterlo fare a qualcuno che invece poi se lo gode perché lo desidera, lo esplicita, lo racconta questo desiderio, beh, insomma, è speciale. nipotidibabbonatale.it è il sito. Sentiamo poi invece i nostri ascoltatori, ai quali abbiamo chiesto: ma voi cosa vorreste per Natale? Ciao Pinocchi, sono Giorgio, ho 12 anni e io a Babbo Natale vorrei tanto chiedergli dei trucchi per potermi truccare. Diego non è d'accordo. No, figurati, che poi ti trucchi io... come la pina. Quest'anno ce l'ho. Una bella poltrona da mettere davanti al camino che abbiamo appena finito di costruire. Uè. Una poltrona solo per me, visto che il divano è piccolo e ci stanno sempre mio figlio e mio marito. E io sono sempre incastrata da qualche parte o con loro sopra. Quindi preferirei una bella poltrona. Brava, te la meriti. Monoposto. Io vorrei tanto un corso di sartoria professionale, ma soprattutto avere il tempo di farlo. È quello. Hai ragione. Io vorrei come regalino un tappetino yoga con le fasi lunari e altri disegni ancestrali con sfondo bianco, perché il bianco è la purezza ed è l'insieme di tutti i colori. E poi le fasi lunari, perché la luna ci insegna che dopo una fine c'è sempre un nuovo inizio. No. Okay. Gli ancestrali non li ha detti. No, vabbè, non li ha detti. Vabbè, va bene uguale. Però. Babbo Natale, io non ho tante pretese. Vorrei soltanto avere un hanbok, il vestito tradizionale da donna coreano, che mi piace da impazzire, bello, ma non si trova. Babbo Natale fa il miracolo. Ciao Emanuela da Padova. Ciao. Ciao Pinocchi, sono Francesca e per Natale vorrei un bel paio di ciabattine modello pantofola e lana cotta, tipo quelle tirolesi. Un bacio, ciao. Yolela. Ciabattine. Io a Natale vorrei tantissimo che mi regalassero della musica, ma non mi regalano solo creme per la faccia o per il corpo. Ma io ho 43 anni, però mi piacerebbe un bel biglietto di un concerto, un CD, che cazzo ne so, di Harry Styles o di Miley Cyrus. Oh. Cioè, c'ho diritto anch'io. Sì. Certo. C'è ancora il lettore CD, tra l'altro. Comunque... anche il DVD, dice. A me piacerebbe tanto come regalino uno scrub corpo con massaggio. Vedi? Sarebbe bello. Ma che ti fanno il massaggio, che te lo fanno lo scrub massaggio? Magari se lo fa anche lei, non è detto. Ciao, mi chiamo Zaira, ho 10 anni e per Natale vorrei che mandassi in onda See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth. Ecco, ti ho realizzato subito. Piccolino, è un pezzettino, però. Capita la bambina. Zaira. Qui più che i nipoti di Babbo Natale siamo gli zii di Babbo Natale. Esatto. Noi sì. Esatto. Vado ancora con un paio. Dai. Pinocchio, io vorrei una felpa girocollo bella con la zip.
Interessante. Il colore decidetelo voi. Sì, però ragazzi, non è che noi abbiamo regali. No, cioè, no. Era... Ma, no, era l'esercizio di esprimere un regalo, un desiderio nel dettaglio, per imparare anche a costruire a un desiderio. Io dico blu. Ma blu. Prendiamo blu? Non glielo prendiamo. 5 euro a testa. No, no, noi prendo i punti di Babbo Natale per il momento. Gli altri si organizzassero un attimo. Dai. Ultimo. Ciao Pinocchi, io per Natale vorrei una macchina fotografica Bridge per sostituire la mia vecchia Reflex per la mia nuova vita in van. Ok, okay. Bocca al lupo. Io mi dico una cosa, l'impressione che ho alla fine di questa puntata è che bambini e anziani sono più bravi a desiderare di quanto non lo siano tutti gli altri. Ho questa sensazione, poi magari mi sbaglio, ma questi vecchi cuori sì, sono quali ci bambini. Segnano parecchio. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:51 Radio DJ, era la canzone giusta per chiudere questa giornata. Un entusiasmo, ragazzi, siete meravigliosi, siete meravigliose. Cosa c'era sul foglio? C'è un insetto sulla scaletta. Era meraviglioso anche lui nel suo. Però Mino. Beh, è stata una bella puntata. Bellissima. Sì. Allora, c'è un'Alice che dice: vorrei andare con Mary J a vedere il concerto di Laura Pausini e cantare tutte e due come delle pazze. Un bacione a tutti, buone feste da Alice. Alice, noi vogliamo realizzarti il desiderio il prima possibile. Esatto. Troviamo il modo. Esatto. Organizziamoci. Va bene, io vado via contenta. I nipoti, anzi, nipoti di babbonatale.it, trovate il link su Pinocchio DJ. Noi non siamo gente da entusiasmo in quel momento e dopo te ne dimentichi, quindi ricordatevene anche nei prossimi giorni. I regali che si possono fare per realizzare i desideri delle ospiti e degli ospiti delle RSA. Dai. Ok? Per me il Natale è andato. Sì. C'è Capodanno domani. Siamo al primo dicembre. Siamo a posto così. Ciao. Pinocchio torna lunedì alle 17:00 solo su Radio DJ. Pinocchio.